Siamo un po' partigiani. Ah, addirittura, sorpresa. Allora, padre, siamo qui riuniti. Questa volta non per parlare del Napoli, ma per parlare dell'Europeo, perché a breve inizierà l'Europeo 2024. Siamo qui riuniti per fare un bel pronostico. Pronostichiamo un po' l'Europeo 2024, vediamo chi sarà la squadra che alla fine vincerà. Prima di cominciare, però, vi ricordo come sempre le solite raccomandazioni. Ragazzi, iscrivetevi, che è totalmente gratis, e poi attivate anche la campanella. Detto questo, direi di cominciare subito. E andiamo subito alla ciccia, quello importante. Allora, siamo sul sito dell'Europeo, giusto? Questo è il sito ufficiale della UEFA, sì. Euro 2024. Abbiamo qui i nostri bellissimi gironi da pronosticare. Andremo a pronosticare tutti i gironi. Poi lui automaticamente creerà il tabellone dagli ottavi in poi, in base a quello che noi pronosticheremo. Ovviamente, pronostico soggettivo. Allora, va, cominciamo, andiamo in ordine. Gruppo A, abbiamo Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera. Ricordiamo che passano le prime due ed è importante la prima e seconda, perché in base a dove arrivi in posizione poi cambia il tabellino degli ottavi. E poi passano le 5 migliori terze, giusto? 4. 4. Ok, quindi attenzione anche al terzo posto. Allora, secondo te il gruppo A chi arriva ultimo? Ah, non Facciamo c'era la l'ultimo. sì, facciamo eh sì, è il più bello. Chi arriva secondo te ultimo nel gruppo A? La Scozia. La Scozia. Anche se ricordo che la Scozia fece un percorso nella qualificazione Sì. importante, che fece un filotto di partite. Vabbè, terzo posto, guarda, la butto lì, l'Ungheria? No, Come la no? Svizzera. Vabbè, aspetta, La allora. sorpresa ci vuole. Svizzera terza e Ungheria seconda, Sì, con la Germania la prima. E Germania perché la prima. Svizzera terza? Mi sembra che l'Ungheria sì, faccia lo stesso come un paio di anni fa con L'outsider, la sorpresa. esatto, la sorpresa. Andiamo al gruppo B. Questo è il Oh, gruppo dell'Italia, mamma mia. Spagna, Croazia, Italia e Albania. Allora, diciamo che non è stata proprio fortunata l'Italia a pigliare un girone, sto girone. Secondo te chi arriva ultimo? Albania. Vabbè, ci siamo. Anche se l'Albania qualche giocatore interessante ci sta, c'è Bayrami, c'è il mitico Isai, ci sta Broja, quindi qualcosina di interessante c'è. Terzo posto? Spagna. A Spagna terza. Sì, Beh, Spagna è troppo giovane. questa è stata sorprendente. Spagna Secondo per te è troppo inesperta, sì, troppi l'esperta, giovani. sì. Questa qua è una sorpresa, è incredibile. Questo, sì. Chi metti al secondo posto? Croazia. Croazia seconda e l'Italia addirittura L'Italia prima. prima, sì. Abbiamo messo solo Questa per tifosi. È abbastanza sorprendente, onestamente. Gruppo C, Questo. Slovenia, Danimarca. Questo è un gruppo bello esotico. Slovenia, Danimarca, Serbia e poi abbiamo l'Inghilterra. Chi arriva quarta? Slovenia. No, non mi puoi mettere. C'è Ilicic. Lo sai che Ilicic sarà l'europeo? Sapore, C'è mamma mia. Cesco. Ci sono giocatori interessanti nella Slovenia. Tu però la metti quarta. Va bene. Terza, scommetto la Serbia. No, Danimarca. Oh, ma stai a mettere troppe sorprese, sta proprio. La Danimarca terza. Guarda, ho messo gli ultimi amichevoli, un macello, vedo molto. Però le amichevoli La so, non sono vanno a molto essere indicative. propedeutiche. Serbia Serbia seconda. seconda e prima Inghilterra l'Inghilterra. prima. C'è il calcio slavo, secondo me quest'anno farà bene. Vabbè, Questa finora hai messo Croazia e è Serbia al secondo posto. secondo Che la posto. Serbia pure è strana, perché nel senso che La non ha Serbia giocato comunque. bene. Però ce l'ha la Però, squadra, eh. ma gruppo Gruppo D. D, Olanda, Francia, Polonia, Austria. Quarta chi arriva? Austria. Terza? Polonia. Olanda seconda e Francia Olanda prima. seconda e Francia prima, è un classico Vabbè, qua. qua sì. Niente da discutere, Giusto. dovrebbe. Anche se addirittura io Polonia la potrei mettere quarto, onestamente. La La Polonia sì, Polonia non e ci sta l'Austria. il ricambio, diciamo. Mettiamola quarta, andiamo. E Austria terza. Sì. Ok, allora vi spoilerò che questo è il mio gruppo D. Ah, meno male. Sono d'accordo su tutte e quattro. Gruppo E, Ucraina, Slovacchia, Belgio, Romania. Ultima Romania. Slovacchia. La Calzona lo metti terzo, va bene. Secondo? Ungheria. Ucraina, non Ungheria. E Ucraina, scusa. poi il Belgio Il primo. Belgio E quest'anno mi sembra forte. vabbè. Sarà la volta buona? Lo scopriremo fra poco. E poi gruppo F, abbiamo la Turchia, il Portogallo, la Georgia e la Repubblica Ceca. Quarta. Repubblica Ceca. Sì. Ok. Georgia Terza? terza. Georgia terza. Sì.
seconda Turchia e prima Portogallo, anche se Ronaldo a me penso che giocherà lo stesso e Ronaldo sarà il suo ultimo europeo, ok, quindi abbiamo le prime due di ogni girone: Germania-Ungheria, Italia-Croazia, Inghilterra-Serbia, Francia-Olanda, Belgio-Ucraina, Portogallo-Turchia. Adesso devi scegliere quattro migliori terzi. Ah, ecco, non lo fa lui. Perché no, lo devi scegliere tu. Tra queste sei ne devi scegliere quattro che vanno agli ottavi. Vabbè, Spagna, Danimarca, Austria e Slovacchia. No. Ah, scusa, Spagna, Danimarca, Svizzera, Austria, dai. Austria quarta, sì. All'ultima terza, diciamo. Ok, quindi sì. Fuori Slovacchia e Georgia, Calzona se ne torna a casa. Ok, quindi adesso possiamo andare a fare, ecco qua, il tabellino. Allora, ottavi di finale, Italia-Svizzera. Italia. Ok, vabbè, abbastanza veloce. Germania-Serbia. Germania-Serbia. Questa è tosta. Considerando però dopo che succede, comunque. Vai con la Germania, vai. E già vedo un'Italia-Germania, sì. Classicone, va bene. Portogallo-Danimarca. Questa Portogallo. È bella. Portogallo. Ok. Olanda-Ucraina. Olanda. Belgio-Spagna. No, Belgio. La Spagna, la Spagna fuori agli ottavi. Non ti piace la Spagna in questo europeo, va bene. Francia-Turchia. Francia-Turchia, la Francia. Stanno uscendo dei quarti di finale interessanti. Inghilterra-Austria. Inghilterra. E poi Ungheria-Croazia. Croazia. Ok, quindi andiamo ai quarti. Vabbè, Italia-Germania. Quanti ne hai visti con Italia-Germania? Non ne parliamo. Non ne parliamo, io dico sempre ancora Italia. La Germania mi sembra passare proprio del mondo. Io ricordo ancora quell'Italia-Germania con Conte. Giusto per rimanere in tema, te lo ricordi l'Europa con Conte? Con quella squadra schifosa che avevamo. Vabbè. Portogallo, Olanda. Vabbè, Olanda, Paesi Bassi. Intanto sta passando un aereo fuori. Ci fa sempre piacere, sempre quando registro. Ma Olanda, vai. Ah, fuori il Portogallo, ai quarti contro Olanda. Belgio-Francia. Questo mi dispiace però. Perché l'avrei visto benissimo nel semifinale. Dico Francia. Quindi il Belgio, la generazione d'oro del Belgio se ne torna a casa ancora con niente. Inghilterra-Croazia. Inghilterra. Vedo poche sorprese in questo tuo pronostico dell'Europeo, onestamente. Italia-Olanda? Italia. Beh, tu porti l'Italia in finale, ecco, questa è una sorpresa. E poi Francia-Inghilterra. Francia. Anche questo è un classicone, Italia-Francia. Chi vince l'Europeo secondo te? La Francia. Ah, quindi perde l'Italia in finale. È molto difficile, secondo me la Francia è la più forte. Anche se quattro anni fa fu fregata ai rigori, però secondo me... No, di più, l'ultimo l'ha vinto l'Italia. Fu fregata ai rigori, passò con la Svizzera. Con la Svizzera, sì. Poi l'Europeo ancora prima hanno perso in finale, quindi sono tre edizioni che ancora... All'ultimo mondiale ha fatto quel mondiale che è arrivato in finale, secondo me. E ha perso. Oggi il calcio francese è il più... Ok, quindi secondo te l'Europeo, diciamo, la Francia dopo un mondiale perso in finale, dopo un Europeo perso in finale 8 anni fa, questa volta buona, che vince. Sì. Ok, va bene. Sarebbe stato troppo partigiano a dire Italia, anche se lo spero. Però l'hai portata alla fine in finale. Lo so. È un bel sarà pure dura secondo me arrivare in finale. Ok, quindi questo è il tuo pronostico. Adesso passiamo al mio. Allora, gruppo A. Io sono d'accordo con la Scozia quarta perché mi sembra la più debole. Però metto l'Ungheria al terzo e la Svizzera al secondo. Quindi, a differenza tua, metto la Svizzera che va ai ottavi. E l'Ungheria terza. Gruppo B. Albania quarta, io dico l'Italia terza perché secondo me la Croazia, guarda la Spagna, il fatto che è giovane, tieni presente che quei giovani giocano anche titolari in Champions League, ci sta per esempio Yamal, l'hai sentito no parlare, gioca in Champions League già a 16 anni, cioè sono giovani già mentalizzati, non come i nostri, questo girone lo vedo complicato per l'Italia, e quindi metto poi la Croazia seconda e la Spagna prima. Ma tutti secondo me io ho paura che faranno tutti gli scontri diretti in pareggio. E sarà solo con l'Albania che poi deciderà. Quindi per te l'Italia fa 5 punti? Sì. Due pareggi e una vittoria. Faranno tutti 5 punti, sono sicuro. Sarà molto equilibrato, sì. Credo proprio di sì. Gruppo C. Allora, io metto la Serbia quarta.
Secondo me questa sarà un europeo molto molto negativo per la Serbia. Metto la Slovenia terza perché la Slovenia mi è piaciuto molto il suo percorso nelle qualificazioni. È una bella squadra. Danimarca seconda e l'Inghilterra quarta. La Danimarca per me ci va. Allora, gruppo D, io metto la Polonia quarta. La Polonia la vedo, cioè, proprio nella sua fase finale. Sta nella fase del declino perché c'ha tutti i giocatori sempre gli stessi, che stanno andando sempre più avanti con l'età. Non vedo ricambio, quindi la metto quarta. Austria terza, Olanda seconda, Francia prima. Gruppo E, allora, Romania quarta, ti metto l'Ucraina terza e ti metto la Slovacchia seconda, col Belgio primo. Lasciamo stare il periodo a Napoli, però il nazionale sta facendo un percorso molto forte. E secondo me, allora, diciamo il secondo posto solo lottano Ucraina e Slovacchia, ma per me... Diciamo qua la Romania. No, la Romania c'ha qualche giocatore interessante, però nel complesso è la più debole. Però secondo me alla fine sarà la Slovacchia a prendersi il posto agli ottavi. Gruppo F, allora, Repubblica Ceca quarta. Siamo un po' partigiani qua. Addirittura la sorpresa. Quindi chi avrei? Prevedo un Portogallo stile 2016 che fa tipo pareggi, arriva terzo, e ci metto la Georgia seconda. Secondo me la Georgia, col fatto che farà il suo primo europeo, che sono tutti gasati, entusiasmo alle stelle, secondo me questo li porterà ad arrivare direttamente agli ottavi. Per me sarà proprio la sorpresa dei gironi la Georgia, e metto la Turchia prima, che la Turchia con Montella è un bel ottavo strano. La Turchia con Montella la sto vedendo, comunque si è creato una bella intesa, un legame, diciamo. Guarda, questo è anche... Quindi la vedo, e ci vuole qualche sorpresa ogni tanto. Per me sarà così il gruppo F. Quindi per me le qualificate agli ottavi saranno Germania, Svizzera, Spagna, Croazia, Inghilterra, Danimarca, Francia, Olanda, Belgio, Slovacchia, Turchia, Georgia. Per quanto riguarda le migliori terze, Italia e Portogallo li mettiamo. Metto la Slovenia e metto l'Austria. Quindi per me Ungheria e Ucraina ci saluteranno. Andiamo a vedere. Già partiamo bene. Ma per forza. Allora, Spagna-Portogallo. Io dico la Spagna. Germania-Danimarca... Solo la Germania però non mi sta convincendo tantissimo ultimamente. Io quando ho tornato. Ma l'ultimo mondiale che ha fatto la Germania, non mi ricordo. È andata oltre al girone. È uscita ai gironi? Vabbè, però la Germania gioca in casa, è la squadra di casa. Vabbè. Anche ai rigori dovrebbe passare. Diamogli fiducia, va. Germania ai quarti. Turchia-Italia. Turchia-Italia, contro Montella. Ma il problema l'hai fatta andare nella parte bassa, quindi poi si scontra. No, sta nella metà... No, a bassa si scontra con la Francia. No, sta nella metà di sopra. Che discorso? Con la Francia, che secondo me è la più forte, si sta nella parte inferiore, quindi se rimaniamo nella parte superiore... La incontriamo solo in... Non c'è, quindi l'ho messa nella parte di sinistra l'Italia. Vabbè, la mettiamo che passa. Olanda-Slovacchia-Olanda. Belgio-Slovenia. Belgio. E Francia-Georgia. Vabbè, Francia, non è che mo facciamo arrivare a Georgia in finale. Inghilterra-Austria. Siamo portati molto sull'Inghilterra, però pure l'Inghilterra mi pare... Però ci sta Bellingham all'altezza. C'è Bellingham. Cioè... Già, tre anni Bellingham, Sancho. Sancho, Foden, l'Inghilterra. Allora, l'Inghilterra c'ha una squadra molto forte, ma è come la Roma per me. Cioè, non mi convince l'allenatore. L'allenatore per me è il freno di sta squadra. Però io la metto che passa. Svizzera con la 6 8. Sorpresa! Svizzera. Sì, la Svizzera è sempre quella sottovalutata. Spagna-Germania ai quarti di finale. Dico che passa la Spagna ai rigori. Italia-Olanda. L'Olanda pure c'ha una bella squadra. Però in questo momento non mi ricordo l'allenatore. Ah, è Koeman l'allenatore. Vabbè, allora dico che passa l'Italia. No, vabbè, Italia in semifinale. Belgio-Francia, questa è bella. Questo per me... perché queste due, arrivando prima nel girone sicuramente, secondo stanno nell'insieme. E ti dirò... Prima della finale, secondo. E ti dirò, per me passa il Belgio. Passa il Belgio ai supplementari. La Francia per la terza edizione consecutiva non vince l'Europeo. Inghilterra-Svizzera-Inghilterra.
Semifinali Spagna-Italia. Questa è una bella partita, perché la Spagna fa il gioco quello che piace a me. Porto la Spagna in finale. E dall'altra parte il Belgio. Per me, ragazzi, il Belgio è la volta buona che il Belgio quest'anno si porta a casa un trofeo. Questa, secondo me, è l'ultima grande chance che c'ha il Belgio di portarsi a casa qualcosa, perché poi i giocatori cominciano a fare un'età che non sono più performanti. Quindi, secondo me, questa è la loro ultima chance di vincere un trofeo. E quindi, per te, abbiamo detto, vincerà la Francia. Francia-Italia. Ok, l'Italia-Francia e vince la Francia. Per me, Belgio-Spagna e vincerà alla fine il Belgio. E quindi, ragazzi, questo è stato il nostro pronostico. Detto questo, ragazzi, facciamo una bella cosa. Io in descrizione e nel primo commento vi lascerò il link per fare questo pronostico che abbiamo fatto anche noi. Quindi fatelo e scriveteci poi nei commenti cosa vi è uscito come risultato. Detto questo, lasciate un bel like, mi raccomando, per il video. Iscrivetevi, che è totalmente gratis. E poi attivate, e non suonate, attivate la campanella. Facciamo un attimo, 2 minuti, l'Italia. Mo, realisticamente parlando, lasciando stare auguri e cose, tu come vedi l'Italia a questo europeo? Cioè, nei primi 4, può dire la sua? Probabilmente sì, bisogna vedere il girone come andrà. Detto, io secondo me andranno tutti e 3 a 5 punti. Secondo me là poi si va a vedere i gol con l'Albania, praticamente chi ne farà di più, chi attacco sarà di più. Cioè, per te la differenza reti sarà importante? Sì, come? Questo girone, vedo proprio a maggior ragione che l'Italia poi se è a sfortuna, secondo me, di capitare nella prima partita con l'Albania, mentre gli altri si potranno regolare come gol e come gol. Eh beh, lei deve partire subito forte. Deve partire subito forte. Eh beh, la Spagna, la Spagna storicamente li fa i risultati quelli rotondi, se fa 6-7-0. Perciò partire con Fasera, meglio partire con la Croazia e con la Spagna. Avere l'ultima partita con l'Albania e tu ti regolavi, invece così. E vabbè, a livello di organico di Rosa, secondo te, non è tra le migliori? Tra le favorite. Oggi qua è tutto livellato, questo stanno 2-3 squadre. Vabbè, tolta la Francia, che ha giocatori belgi, ma tutte là siamo lì. Però secondo te, dico, la rosa dell'Italia oggi ce l'ha di squadre più forti? L'allenatore l'hai fatto. No, c'è un'altra cosa, se tu guardi le varie nazionali, c'è chi ha una rosa più forte dell'Italia? Ma l'Italia non c'è a livello di credibilità, ecco, sulla carta. Io vedo che l'Italia come squadra, perché non ha grossi giocatori importanti. C'è il blocco Inter. C'è il blocco Inter, ma c'è una squadra. Perciò è molto importante quest'anno l'allenatore che dovrà formare, che non ha dei grossi leader, diciamo. Non ha dei... Come Mbappé, che non ha i top player. Non ha i top player. Il top player è l'allenatore. È una squadra che potrebbe essere ben assortita, perciò dobbiamo sperare solo le spallette. Questo è un po' il nostro parere sull'europeo, ragazzi, diteci la vostra nei commenti, come ho detto prima. Noi ci vediamo alla prossima e ciao, buon proseguimento di giornata a tutti quanti, ciao.